Bentornati dal TG Sport di Adventure Test Aerodon Sniper Radio. Qui il presidente Marco vi illustro i risultati nella seconda parte di Sport. Come al solito, notizie le ho già date prima, e quindi vi leggerò i risultati di Champions League, di Europa League e di altro ancora di calcio. Poi vedremo le programmazioni per questo weekend, ricco di calcio, di partite, di gare, di qualificazioni, di prove libere, di tennis, di sci, di tutto di più. Andiamo a vedere quali saranno sono stati i risultati di questa Champions League passata da martedì a mercoledì. I risultati sono stati: nel gruppo A il Monaco ha perso 4-0 contro il Bruges, poi nell'Atletico Madrid ha vinto 2-0 contro il Borussia Dortmund. Nel gruppo B l'Inter ha pareggiato 1-1 contro il Barcellona, e la vittoria del Tottenham sulla Parigi Eindhoven per 2-1. Poi nel gruppo C la Sella Rosa ha vinto 2-0 sul Liverpool, e la pareggio di 1-1 tra Napoli e Paris Saint-Germain. Nel gruppo D il Porto ha vinto 4-1 contro il Lokomotiv di Mosca, e lo Schalke 04 ha vinto 2-0 contro il Galatasaray. Andiamo a vedere invece i risultati di mercoledì. Nel gruppo E il Bayern Monaco ha vinto 2-0 contro Atene, 1-1 tra Benfica e Ajax. Poi nel gruppo F 2-2 tra Lione e Hoffenheim, e vittoria di secco 6-0 del Manchester City contro il Shakhtar Donetsk. Vittoria della Roma contro Sepp Mosca. Nel gruppo G, peccato che negli ultimi minuti, infatti, Di Francesco non è stato molto contento, perché non è stata una buona partita nell'ultimo. Intendo negli ultimi 10 minuti. Poi la vittoria secca anche del Madrid su 5-0 contro Vittoria Pilsen. Nel gruppo H di Hotel, dove Valencia ha vinto 3-1 nel gruppo della Juventus, dove la Juventus ha perso, stando diventando con grande gol di Ronaldo, ma negli ultimi 10 minuti si è persa. Infatti ha perso 2-1 contro Manchester United. E invece Valencia, come dicevo, ha vinto 3-1 contro Young Boys. Poi andiamo a vedere ieri nel gruppo A dell'Europa League. Vittoria del Bayern Leverkusen contro lo Zurigo, pareggio 0-0 tra Ludogorets e Cap Largenaga. Vittoria del gruppo B delle Chelsea 2-1 sull'Lipsia. Vittoria invece del Salisburgo sul Rosenborg per 2-5. Nel gruppo C, Bordeaux contro pareggio tra Bordeaux e San Pietroburgo 1-1, e pareggio anche tra Slavia Praga contro Copenaghen. Nel gruppo D, Benfica ha vinto 2-0 contro l'Anderlecht, e la Dinamo Zagabria ha vinto 3-1 contro Spartak Narnava. Nel gruppo E, il pareggio dell'Arsenal contro Sporting Lisbona, e vittoria del Qarabakh sul Vukola per 1-0. Parliamo del gruppo F, dopo l'Olimpico ha vinto 5-1 contro Tuteranz, e il Real Betis Siviglia ha pareggiato per Colmina 1-1. Risultato nel G di Gatto: Rapid Vienna ha pareggiato 0-0 contro la Villarreal. Partita rocambolesca della Sparta Mosca contro Rangers per 4-3. Poi il gruppo H, scusate, H di Hotel, l'Apollo Milazol ha perso 2-3 contro Francoforte, e vittoria della Lazio 2-1 sul Marsiglia. Nel gruppo I, ricco di pareggio, pareggi 1-1 tra Genk e Beşiktaş, e 1-1 tra Malmö e Elfsborg. Nel gruppo J di Gatto, squadra di J di Lunga, l'Elfsborg ha perso 2-3 contro Siviglia, e Krasnodar ha vinto 2-1 su Shakhtar Liegi. Nel gruppo K invece l'Astana ha vinto 2-1 contro Jablonec, e Dinamo Zagabria Kiev ha vinto 3-1 sui Rennes, i francesi. E nel gruppo L invece il Chelsea ha vinto minimamente 1-0 contro Paderborn, e il Vidi ha vinto 1-0 davanti ai greci del PAOK. Andiamo a vedere invece stasera: il Frosinone giocherà alle 20:30 contro la Fiorentina. Nel gruppo B, nella Serie B, sarà il Perugia alle ore 21 contro Crotone. Nella Bundesliga stasera
sarà al 9.96 contro Wolfsburg alle 20.30. E alle 20.30 anche la Ligue 1 tra Lille e Strasburgo. Nella Liga Spagnola invece Levante contro Real Sociedad alle ore 21. Andiamo a vedere invece i risultati anche di altri sport, come al solito dico sempre, non solo di calcio ma anche di altro. Vado a ricordare la Eurolega di basket per la stessa giornata, dove Gran Canaria ha perso contro Anadolu Efes per 90-94. Milano ha perso in casa contro CSKA Mosca per 85-90. Peccato. Maccabi Tel Aviv ha perso per 66-87 contro Real Madrid. E Bayern Monaco ha vinto 116-70 contro Darussafaga. Nella NBA, vittoria dei Lakers contro Minnesota per 114-110. Poi il Sacramento Kings ha perso per 105-114 contro Toronto Raptors. Utah Jazz ha vinto per 117-102 contro Dallas Mavericks. Indiana Pacers ha perso per 94-100 contro Philadelphia. I Clippers hanno vinto di misura per 89-87 contro i Denver Nuggets. New York Pelicans ha vinto 107-98 contro i Seattle Bulls. Atlanta Hawks ha perso per 107-112 contro i New York Knicks. Poi Miami Heat ha vinto per 95-88 contro i San Antonio Spurs. Cleveland Cavaliers ha vinto per ha perso per 86-95 contro Orlando Oklahoma City Thunder. E infine Orlando Magic ha perso per 96-103 contro Detroit Pistons. Andiamo a vedere, come dicevo, gli altri tipi di sport a parte il calcio. Andiamo a vedere i risultati della basket. Ah, scusate, c'è la finale di competizioni femminili di calcio, finale tra Olanda e Svizzera alle ore 20, che interessante. Poi Eurolega per la stessa giornata, alle ore 18 giocherà Kenki contro Barcellona Raga, alle ore 19 Ludogorica contro Kaunas, poi alle ore 20 Panathinaikos contro Olympiakos, quindi derby greco, e poi Baskonia contro Benfica alle ore 20.30. Risultati di già questa notte, dopo il Golden State Warriors, come dicevo, ha perso con Curry per 111-134 contro i Bucks. I Portland Blazers hanno vinto per 116-105 contro i Clippers. Poi il Boston ha perso per 109-116 contro Boston Celtics. E poi Oklahoma City Thunder ha vinto contro Houston Rockets per 98-80. Sono appena arrivati in redazione i risultati delle prove libere 1 di Formula 1, dove ormai si sa che ha vinto ormai il campionato di piloti Hamilton, ma negli istruttori non c'è ancora deciso niente. Infatti nelle prove libere 1 è arrivato primo Verstappen, secondo Vettel, terzo Hamilton in pochi decimi di secondo. Andiamo a vedere le probabili programmazioni per domani. Serie A, 12 giornata, alle 15 sarà Torino contro Parma, alle 18 Spal contro Cagliari, e invece la sera Genoa contro Napoli alle 20.30. Nella Serie B, 12 giornata, alle 15 giocheranno Salernitana contro la Spezia, Garbi contro Benevento, Ascoli contro Padova, Cremonese contro Livorno, alle ore 18 Cosenza contro Lecce. Premier League, alle 12 giornata, tutte le 12 giornate, guardate un po', alle 13.30 sarà Cardiff City contro Victo Obion. Alle ore 16 giocheranno invece The Stell contro New West Ham, Southampton contro Watford, Leicester City contro Burnley, Newcastle contro Bournemouth e Crystal Palace contro Tottenham. Nella Liga invece, sempre la 12esima giornata, alle 13 Lavaloi contro Eibar, Getafe contro Valencia alle 16.15. Alle 18.30 invece un derby atleticissimo, cioè Atletico Madrid contro Atletico Bilbao. E poi alle 20.45 Girona contro Leganz. Nella Bundesliga invece 11esima giornata. Ci saranno alle 15.30 Friburgo contro Mainz, Düsseldorf contro Hertha Berlino, Norimberga contro Stoccarda, Werder Bremen contro Borussia Mönchengladbach e Hoffenheim contro Asburgo. Alle 18.30 partitissima
tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Interessante come partita. Andiamo a vedere invece le altre programmazioni di basket. C'è la Serie A1 tra alle ore 20 ci sarà Sassari contro Venezia e invece alle 20:30 Trentino contro Brescia. Trento contro Brescia. Poi, come al solito, l'NBA gioca all'1, alle 2, alle 3, alle 4 di notte in italiano. Invece nelle Serie A2 ci sarà Roma contro Legnano. Alle 17:20:30 Bergamo contro Biella e Verona contro Cagliari. Ci sarà anche le qualificazioni al Prova Libera 3 del Formula 1. Prova Libera 3 alle 15, ore italiane, e le qualifiche alle ore 18. Poi ci sono dei test match di rugby, dove l'Italia giocherà contro la Georgia alle 15. Poi altre squadre sarebbe Scozia contro le isole Fiji, Inghilterra contro Nuova Zelanda contro i Blacks, poi i Galles contro l'Australia, poi Irlanda contro l'Argentina e poi Francia contro Sudafrica. Andiamo a vedere invece le altre partite delle domenica. Come dicevo, 12:30 Atalanta contro Inter della Serie A, calcio. Alle 15 giocherà Chievo Verona contro Bologna, Empoli contro Udinese, Roma contro Sampdoria. Alle 18 Sassuolo contro Lazio e alle 20:30 big match tra Milan e Juventus. Parliamo anche della Serie C, gruppo B, no, sì. Scusate. Oh, no. Allora andiamo a vedere la Serie B. Alle 15 giocheranno Brescia contro Hellas Verona e Cittadella contro Venezia, Derby Veneto. E alle 21 invece Palermo contro Pescara. Bundesliga alle 15:30 Lipsia contro Bayer Leverkusen e Francoforte contro Schalke 04. Nella Ligue 1 invece un big match tra Monaco e Paris Saint-Germain. Sarà importante per Monaco vincere, perché è giù nella classifica. Poi Premier League, alle 13 c'era Liverpool contro Fulham, alle 15:15 giocheranno Chelsea contro Everton, alle 17:30 invece Arsenal contro Wolverhampton e alle 17:30 un derby di Manchester, cioè Manchester City contro Manchester United, interessantissimo, tra Guardiola e Mourinho. Poi Liga Spagnola, come dicevo, alle 12 Deportivo Avilés contro Huesca, Barcellona contro Real Betis Siviglia, poi Napoli Lugano alle 18:30 contro Villarreal, alle 18:30 anche Siviglia contro Espanyol e alle 20:45 Celta Vigo contro Real Madrid. E ricordo che lunedì sarà il derby della regionale tra Pordenone e Triestina nella nostra regione della Serie C, gruppo B. La gara invece di Formula 1, scusate ma la vado a recuperare, sarà alle ore 19 di domenica. Bene, mi pare di aver dimenticato nulla, vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiamo lunedì con tutti i risultati di queste programmazioni. Da Marco è tutto, il TG Sport finisce qui. Ciao ciao, a lunedì. Produzione? Tutto il materiale trasmesso in questo canale è prodotto con mezzi propri o risorse web free o con licenza dell'autore, pertanto è libero da copyright. Tutte le promozioni o le pubblicità sono gratuite o con scambio alla pari. Sì, l'attività della trasmissione è no profit. Sì. Ok.